Allora, come ogni martedì, siamo in collegamento con Rossana, la nostra Rossana Battilani, Tata Ross, perché appunto, ciao Rossana, stavo appunto spiegando che il tuo nome è esattamente Tata Ross, perché così ti conoscono i bambini, così parli dei libri per bambini. Ma questo martedì l'argomento libri per bambini sarà soltanto uno dei tanti, perché tu stai prendendo sul serio, forse troppo, questo appuntamento con Radio Rete Edicola, e così ti sei allargata ad altri campi. E mi fa molto piacere perché, tra l'altro, parlerai di cose che riguardano ancora i libri, comunque, e riguardano ancora gli edicolanti, perché lo voglio ricordare. Tata Ross è un edicolante, dà una mano al figlio presso l'edicola di Castelvetro in provincia di Modena, e quindi questo, insomma, è sempre un punto di riferimento per noi. Ti lascio la parola, vai Rossana. Buongiorno a tutti, sì, come diceva Fabio è stato un weekend di fuoco perché comunque a Modena già da qualche anno, direi il decimo anno, spero di non dire una cavolata, se no l'ex assessore mi uccide, c'è il Poesia Festival che comunque è una grande cosa. Perché comunque ci sono tanti filosofi, tanti poeti che comunque parlano di tutto ciò. E l'ex assessore che ha contribuito a lanciare questo Poesia Festival è un nostro cliente e abita a Castelvetro ed è anche un poeta. Ha scritto vari libri e il penultimo libro che ha scritto l'ho presentato come edicola la casetta dov'è. Non pagando nessuno, avevo la sala consiliare piena perché ho avuto il patrocinio del comune. Qui Scusa, c'erano tante. Rossana, la vuoi ripetere questa cosa, così magari qualche edicolante si convince che presentare libri è una cosa che porta tanta visibilità e anche qualche soddino? Non ci credevo neanche io perché mi ero buttata, avevamo appena preso l'edicola ed ero ancora più carica di quello che non sono normalmente, perciò gli avevo chiesto se voleva presentare il libro e io stavo come edicola e poi ho parlato con l'assessore di Castelvetro, lei era gasatissima e niente. Ripeto, non pagando nessun castelvetrese, avevo la sala consiliare piena, un centinaio di persone con buffet offerto anche dai forni e lambrusco dai viticoltori locali. E niente, abbiamo presentato questo libro con anche due musicisti suoi amici, un'arpa, un violoncello. E lui ha letto non tutto il libro, ma comunque alcune sue poesie che avevamo scelto. No, avevamo scelto e detto male, che ha scelto, perché quelli che scegliamo io non andavano bene, d'altra parte il libro era suo. E niente, abbiamo fatto una bellissima serata e qua l'ho detto in anteprima, lui ha scritto un altro libro e penso. Adesso devo ancora prendere contatti perché abbiamo avuto molto da fare come sagra dell'uva, ma penso di presentare anche l'ultima sua fatica, un libro di poesie. Perciò Fabio, sei invitato Bene. ufficialmente. Bene, perché devo dire, io personalmente mi interesso molto di poesia. Tra l'altro, pochi giorni fa abbiamo mandato questa bella intervista a Raffaella Ruggiu Tiloca, che è una delle organizzatrici di questo happening mondiale di poesia. Raffaella l'ha organizzato a Trieste, sono 20 le città, credo che ci sia anche Modena, Poeti per il Cambiamento. Non è esattamente la giornata internazionale della poesia, è un'altra cosa, però vedo che si stanno moltiplicando queste iniziative sulla poesia, e io credo che le edicole possono essere coinvolte. E bisogna guardarsi intorno, bisogna darsi un po' da fare, ma questo coinvolgimento delle edicole è importante, perché differentemente dalle librerie, che ormai
in gran parte stanno chiudendo, fare poesia presso l'edicola vuol dire farla all'aperto presso un pubblico vasto, e quindi con le conseguenze, insomma, importanti sul piano della visibilità. Vai, allora continua a raccontarci questo tuo fine settimana di fuoco, perché hai sicuramente fatto delle altre cose interessanti. Beh, niente, ho cominciato venerdì con andare a ascoltare a teatro per il Poesia Festival, proprio c'era un incontro con Francesco Guccini, adesso penso che sia conosciuto in tutta Italia. Noi a Modena comunque l'amiamo, così come abbiamo Vasco, come abbiamo Zucchero, come abbiamo tutti gli altri. Voi avete Antonello Venditti e Baglioni, un po' per uno, però ce n'abbiamo più noi. E niente, c'era Francesco Guccini che dialogava con un rap. Io non ero tanto coinvolta subito, perché pensavo che questo rap fosse solo il solito ragazzone che vuole farsi un nome. Invece mi sono poi andata a documentare prima, e questo ragazzone parla di poesia nelle sue, non so neanche come chiamarla, canzoni. E niente, parlavano proprio della musica, come può entrare nella poesia e viceversa. Guccini è un poeta, perché comunque ha fatto tante canzoni, e lui comunque mi sono letta alcuni testi e sembra proprio di leggere un racconto, perché tipo ce n'è uno che si chiama Maria, che parla di questa donna che ha incontrato questo marinaio che abitava in Francia, e lei abitava nel Polesine. E fatto sta che questo uomo l'ha preso dalle risaie, l'ha tolta dalle risaie e portata in Camargue, dove comunque lui andava a pescare, faceva queste cose qua, e una notte non è ritornato, e lei è rimasta sempre ad aspettarlo nella veranda, dove c'era questo vento maestrale che comunque le scompigliava i capelli. Ma bellissima, cioè vedo proprio che sono ignorante nel vero senso della parola, perché c'è un mondo di fuori e io non conosco. Comunque ho ancora tempo, visto che non vado, esatto, ancora in pensione. Allora, lasciamo una piccola parte per i libri per bambini, non so se sei riuscita a seguire anche qualcosa per... Sì, perché è cominciato il Festival di Passa la Parola, ve ne avevo parlato anche l'anno scorso, che avevo incontrato Tognolini, ma che comunque non sono riuscita a intervistare. Siccome quest'anno ho detto che che vorrei parlare di libri per adolescenti, sono andata ad ascoltare un autore che non conoscevo, e che ha scritto il rinomato catalogo Walker e Down. E questo autore si chiama Davide Morosinotto, e ha scritto questo libro, tra l'altro non un libro così per dire, perché comunque ha vinto il super premio Andersen 2017, che è il fondatore della rivista di Andersen, tanto per intenderci, e anche dell'omonimo premio di letteratura per ragazzi. E il libro l'ho comprato, ma non l'ho ancora letto con mio nipote, però niente, ci ho letto un po' la trama, e parla di quattro ragazzi della Louisiana dei primi 900, e sono una ragazza e tre ragazzi, tutti diversi tra di loro, come anche colore della pelle e come estrazione sociale, e che in un pomeriggio molto, molto caldo, e sono sulla riva del fiume, e trovano $3, e $3 per allora erano tanti soldi. Allora cosa pensano di fare? Di comprare qualcosa di proibito nel catalogo che hanno tutti in casa. Cioè, quando ho letto il catalogo mi è venuto in mente Vestro, non so se sì, certo, come no. E anche lì c'era anche un po' di tutto, e loro pensano di comprare un'arma con i proiettili, e
poi dopo la trama dice che c'è tutta una vicissitudine di cose, perché non volevano farlo sapere ai genitori, giustamente, un'arma. E poi finalmente il pacco arriva, lo aprono, invece dell'arma con i proiettili c'è un orologio rotto, c'è una patacca. Mm-hmm. Rimangono malissimo, e da lì però c'è tutta una serie di cose. È un giallo per ragazzi, perché comunque c'è anche un assassino in mezzo, e poi questo orologio, questa patacca non sembra una patacca. Ma adesso lo leggerò e poi dopo lo racconterò. Comunque anche questo Davide Morosinotto l'abbiamo accolto in Emilia Romagna, perché lui è di Milano, di Lodi penso, ed è venuto a abitare qua in Emilia, nel Reggiano, nel Bolognese, e ci ha ascoltato molto bene, perché comunque parla degli adolescenti proprio conoscendo, tra l'altro un ragazzo che secondo me avrà 40 anni. E niente, c'era una bella platea, un sacco di gente anche che non era addetti ai lavori, e tanti bambini che comunque mi fa piacere che siano fuori con i genitori, vuol dire che qualcosa anche nelle scuole si semina, perché se i genitori sono fuori, non solo per tirare fuori i bambini da un appartamento o da una casa, però insomma credono anche in queste cose. Bene, allora questo Davide bello. Morosinotto per Morosinotto. E per quali libro che si... quale sì, editore? Mondadori. Mondadori. Ci siamo cascati anche noi. Ci siamo cascati. Però vuoi ripetere? Parlo poco ancora della Baba Libri quest'anno, Sì, è vero. per il titolo, invece? Allora, il titolo è Il rinomato catalogo Walker e Down di Davide Morosinotto, Mondadori. E poi vi volevo segnalare anche il libro di Guccini che ha presentato anche quella sera, che si chiama Tempo di Elfi, ed è di Guccini e Loriano Machiavelli. Hanno già scritto degli altri libri insieme. Sì, Loriano Machiavelli appunto è famoso, esatto. Dal titolo mi sembra di capire che va bene anche per i ragazzi. Non solo per gli adulti. Tra l'altro ha 301 pagine che mi devo ancora aprire, perché adesso penso di stasera di leggerlo. Bene, allora buona lettura per Grazie. Il tuo Guccini, e ci risentiamo quindi la prossima settimana per questo spazio Librimmi. Grazie ancora Rossana. Grazie ancora a te. Ciao, buongiorno.